Piccola, diciamo così, inaugurazione, qui farà seguito un evento invece condiviso con la città e con tutti i protagonisti, quindi è un incontro riservato, molto informale, senza tante procedure. Poche parole per introdurre l'aula e chi vi farà vivere questa piccola esperienza. Questa è un'aula unica nel suo genere in Italia, è stata fatta sotto la guida dell'Università di San Milano di Torino, dove ogni particolare è stato curato per renderla unica nel suo genere. L'idea di questa aula è di farla diventare un'aula sensoriale adatta alle analisi dei sensi, sia nell'ambito gastronomico sia nell'ambito della cosmetica. Le botteghe reali hanno informazione, quella che noi vogliamo lanciare come un'attività nuova, rivolta ad aspetti di didattica come questi, ad aspetti però anche di formazione più tecnica specialistica, e metterci anche al servizio, diciamo, delle imprese per creare dei meccanismi di formazione ma anche di attività pratica attraverso dei laboratori che possono essere allestiti anche su esigenze che arrivano dal territorio stesso, dai suoi attori e dagli enti. Faremo oggi una piccola dimostrazione molto breve di quello che avverrà qua a partire da oggi e in avanti, di quello che succederà in questo laboratorio e l'importanza di ciò che succede oggi è stata anche sottolineata dalla nostra collaborazione con lo Film Festival di Bologna, che è un festival internazionale dello Stato nato 5 anni fa, a cui parteciperò domenica prossima portando il nostro marchio e i nostri prodotti appunto a Bologna per farlo conoscere a livello internazionale. Questa è un'iniziativa che si inserisce perfettamente nel momento in cui la città festeggia e celebra la quintessenza, che ormai è diventato un classico per la città di Savigliano. Questa è un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della valorizzazione del territorio, perché le erbe officinali di cui è ricco il Piemonte, ecco, possono avere anche un sbocco, una fruizione, ecco, da questo punto di vista. Vedete che soprattutto i giovani sono stati mobilitati dal nostro dottor Umberto Pecchini, l'abbiamo sentito anche prima, e perché effettivamente secondo me sono proprio loro che devono guardare avanti un'ottica non soltanto di tipo locale, partendo dal territorio, ma con uno sguardo a livello nazionale e internazionale. C'è questa storia con la cultura si mangia, con la cultura non si mangia. Certo, una cultura piatta sistemata lì non si mangia, c'è solo un posto, ma la cultura deve essere, soprattutto in Italia, dove ce n'è in abbondanza, dovrebbe essere il nostro target internazionale, dovrebbe essere la leva per lo sviluppo. Noi ci siamo, ecco, oggi possiamo dire con questa prima presenza che ci siamo, e quando sarà curato anche il Palazzo Moratori Traveta, unito grazie alla sovrintendenza per una volta benevola, con una porticina che si sta costruendo, noi possiamo ben dire di avere qui il più grande, forse non il più grande, ma certo uno dei più grandi e dei più raffinati immobili espositivi del Piemonte, il che, insomma, non è poco.